Salve gente, bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Zero e oggi siamo su The Last of Us Remastered, pronti a proseguire dalla scorsa missione. Porca vacca, da dove ci eravamo lasciati nella scorsa missione, cioè qui, mentre Triss era morta, le luci sono morte e quindi non sappiamo più dove portare la bambina. Quindi stiamo cercando soltanto di scappare da questi militari che a quanto pare si sono appropriati di questo territorio, che ci hanno assalito poco prima che Triss morisse, cioè poco dopo, no, poco prima. Non lo so, insomma, hanno ammazzato Triss loro, perché Triss poi, sì, quella, non mi ricordo il nome, sinceramente. Tracy, boh, non lo so. Comunque è morta proprio perché loro l'hanno sparata, ma sarebbe morta ugualmente, proprio perché era già stata morsa e infettata, quindi le cose sarebbero andate ugualmente così. Salve, buon uomo. Ma vaffanculo. Che cazzo fa? Cazzotto. Giovane, stiegalo. Ma vaffanculo, va. Attenzione. Lo usiamo come punta spilli. Che ne so io. Oh, aspetta, che cazzo prende? Cazzotti. Vai così. Perfetto, ne abbiamo stesi due con i cazzotti. Siamo un portento. Va bene, allora carichiamo. No, carica con R2, non con quadrato. Va bene, siamo scappati allora. Fuga, damose. Li abbiamo uccisi un po' tutti. Prontissimi, comunque sto giocando normale, altrimenti qua erano cazzi. Va bene, scendiamo qui. Per quanto mi riguarda, credo che questa sia la strada giusta, poi non lo so. Cazzo. Damose, damose. Non mi puoi far partire così in gioco, però. Ok. Fuga. Non vedete niente? Manco io, allora l'accendiamo, va. Sì, il posto è abbastanza brutto. Io metto la maschera, lei no? Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. C'è un soldato. Tieni la posizione e attendi i posti. Sì. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Ah, bene. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Cazzo fai? Abbassati, ciccia. Guarda qua giù. Signorina, è lì? Si può anche abbassare, grazie, grazie. Va bene, allora facciamo una cosa un po' stealth. Dunque. Dove cazzo se sono si andati? Sia zitto. Se si gira possiamo ammazzarlo. Dunque. Allora, piano. Piano. A terra. No, afferra. Ma che cazzo sta facendo qui? Tecnicamente avevo messo afferra, ma va bene uguale. Abbiamo fatto un po' più danni del previsto. Vabbè, sti cazzi, va. L'uomo, aspetta. Va bene così. Perfetto, è caduto. Sì, li abbiamo ammazzati in modo molto stealth per quanto mi riguarda. Vero? Ma sì. Andiamo avanti. Allora, qui possiamo passare probabilmente e scendiamo da quest'altro lato. Il posto è un po' inquietante, con questa nube verde che assimila i nostri volti. Andiamo, andiamo. Aspetta, possiamo forse trovare anche qualche munizione in più, qualche progetto, perché mi pare ci fossero molti più progetti. Ho visto qualche immagine così su internet e probabilmente le troveremo. Adesso non so quando, non so come, non so dove, però. Andiamo bene, allora. Arrivederla. Troveremo una soluzione. Ciao, ciao. Me ne vado, Non si preoccupi. Allora, dobbiamo trovare una soluzione. Non so in che modo. Lo sa Joel, soltanto lui lo sa. Allora, premi cerchio per immergerti e X per tornare in superficie. Ok. Quindi ci si può anche immergere. Abbiamo, ok, la come si chiama? La stamina, diciamo, la apnea è segnata con la striscia blu giù a destra. Quindi a quanto pare andiamo abbastanza spediti. Allora. Sì, ma ha una apnea di un coniglio, giovane. Non si vergogna. Allora, saliamo qua. Ma... Poi. Ellie. Non vedo una sega. Ah, ok, possiamo accendere la torcia. Me l'ho addirittura scordato. Va bene. Sto bene. Ah, salve. Fatto più in fretta lei, eh? Non è che potevo passare pure io di là, no? Vabbè. Prontissimi. Andiamo. Ovviamente non sa nuotare perché giustamente 14 anni passati lì senza fare una mazza, a studiare e a guardare il cielo. La cosa è abbastanza noiosa. Anche se ci sono zombie al di fuori. Ah, un manoscritto, leggiamo. Allora, è bella lunga. Guarda, funziona ancora. Sta zitta. Sì, bella. Il tuo contatto è un tizio di nome Frank. È la persona all'esterno con cui faccio affari. Vuole entrare nella ZQ di Boston. Incontralo all'uscita di Park Street della metropolitana, proprio vicino al palazzo del governo. In allegato ci sono il suo visto e le sue scartoffie della ZQ. Che te ne pare come lavoro? Beh, molto affascinante. Fai attenzione là sotto, alcuni degli altri miei contatti parlavano di clicker e stalker nell'area. Dove diavolo è questo tizio? Sono due ore che sono qui e lo aspetto sudando freddo. Continuo a pensare di aver visto qualcosa muoversi nell'ombra. Mi sento come se uno di quegli stalker dovesse saltare fuori da un momento all'altro. Gli do altri 15 minuti, poi me ne torno indietro.
Beh, non penso che sia successo proprio questo, eh. Considerando il cadavere molto seducente, direi che è morto qui facendosi due pippe. Poi, non lo so. Non lo so, ragazzi, poi sono abitudini altrui. Ok, preferirei andare prima qui, perché ho visto che si può immergere. No, no, non si preoccupi. Noi mentiamo, mentiamo sempre. Allora, possiamo forse trovare... Joel? Sei rincoglionito, Joel? Ok, no, sei un attimo rincoglionito. Possiamo passare dalle finestre, noi? Dunque, prendiamo tutto. Ok, prende senza mettere le mani stavolta, le prende così, a occhio. Una medaglia, una piastrina delle luci che probabilmente dirà le stesse cose di quella di prima, quindi preferisco direttamente non prendere. Oh cazzo, non ho visto l'apnea. Corri Joel, corri. Porca vacca, qua crepiamo. Corri Joel. Oh, ci è mancato poco. Cazzarola. Va bene. Troviamo qualcos'altro? Ah, ok, qui si continua, non era la stessa parte di prima. Va bene, allora... Qui abbiamo delle compresse. Poi? Niente, eh? Una strada così per delle compresse. Ma che mi prende per il culo? Vaffanculo, va. Rientriamo. Immergiamoci come se non ci fosse un domani e poi continuiamo a cercare altre cose utili. Se nuota, preferibilmente, perché a volte si incespica. Ah, si continua ancora, non ho capito sta cosa. Ah, no, eccoci, eccoci. C'è niente là sotto? No. È un piccolo cieco. Allora cerchiamo un altro modo per farla passare. Forse dobbiamo prendere qualcosa per farla camminare sull'acqua. Tipo questo? Oh, attenzione, ci ho azzeccato. Allora, trasportiamolo dall'altro lato. Sembriamo una barca a motori. Fantastico. Ok, attenzione al muro. Slalom, attenzione. Oh, abbiamo tampinato un muro. Vabbè, dettagli, dettagli. Signorina, venga qui. Che fa? Se ne va questa. Stiamo tampinando un attimo il muro. Salta su. Davvero? È lì. Ok. Beh, non in questo modo però. Potevi saltare tu su scendendoci, non saltando in modo sportiveggiante. Aspetta, attenzione. Sì, 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 più o meno. Vai, vai. Oh, sta affondando. Sta affondando la barca, signorina. Ok, bene. Posso salire anch'io? No, troppo pesante. Cazzo, mettiti a dieta, Joel. Vabbè, cerchiamo un altro luogo, un altro arpiglio. Perché così non possiamo passare. Dobbiamo cercare qualcosa di un po' più leggiadro. Tipo... andare avanti, cose del genere. Sì, a quanto pare sì. Non è vero, c'è un muro invisibile. Allora scendiamo giù, probabilmente c'è qualcos'altro. Non è vero, ma non c'è una sega qua. Aspetta, risali, Joel, sei incastrato. Bene, non si passa di qua. E allora cerchiamo ancora un'altra strada, forse da qui ci possiamo salire. Dai, che ce la fai, allunga il braccino. Mi prende per il culo questo. Ma non è che dobbiamo andare dalla signorina e farci aiutare, tipo con una ma... Li mortacci sua! Potevi dirmelo che c'era una scala. Guarda questa, fa finta di niente. Lui mi acciacca pure con la torcia. Ma vaffanculo, va, ho perso 3 ore cercando di capire come salire. Ci siamo. Ho trovato questi. Grazie mille. Ma stai zitta. Ho trovato questi. La scala, la scala. Vabbè, comunque. Okay, sì, qua c'è un po' di merda. Ok. Bene. Possiamo aprire qua o... No, Vabbè. Ce ne andiamo a piedi allora. Mi raccomando, mi faccia sapere. Non so, chiamami di... Joel, ho trovato una scala. No, se ne è fotto altamente proprio. Vabbè, andiamo avanti qui. Finalmente siamo sbucati fuori. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo, non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazzo o vorranno ucciderti. Infine, tu fai... quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Niente, solo che...
Non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì. Non ho mai camminato in un bosco. È fico. Abbastanza. Sì. È davvero molto bello. Almeno l'ambientazione è ricreata, come vi ho già detto, in modo impeccabile. C'è anche un coso. Non so cos'era. Perché non mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Ciao, piccolo. Cosa ciao, piccolo? Cazzo fai? Saluti le piante? Vabbè. Bene, bene. Allora, lì c'è una cisterna Lincoln che non mi attira per niente. Vabbè, comunque andiamo dal nostro caro compagno che dovrebbe darci un'auto perché ci deve dei favori, quindi noi andiamo. Poi non si sa. Non sembra proprio una base operativa questa, Un po' rotta. Vabbè, entriamo. Merda. Bene. La raggiriamo allora. Venga, signorina, dobbiamo trovare un altro modo. No, non si può. Non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. Ehi, guarda. Mamma mia, ho detto io. Aspetta. Che stai facendo? Cosa hai, guarda? Mi dica. Vabbè, si impada la signorina, non lo so, a volte dice una cosa, poi un'altra. Comunque, darò un'occhiata da sopra. Sì, sì. C'è una mazza a punti. Attenzione. C'è una mazza con una forbice conficcata, due forbici. Attenzione. Possiamo tirarla in testa a qualcuno? Farà abbastanza male. Ellie, venga qui. Devo fare una prova. Allora, migliora le tue armi da mischia per uccidere i nemici con un solo colpo. Il potenziamento può essere utilizzato un numero limitato di volte. Perderà efficacia una volta esaurita la resistenza. Quindi abbiamo tre resistenze. Ok. Diciamo che è abbastanza compatta la cosa. Attenzione. Sì, ha una sola resistenza questa. Quindi dobbiamo fare molta attenzione perché l'uso potenziato è limitato ad uno. Quindi abbiamo qualche problema. Qui si può spaccare? Non è vero. Vabbè, cerchiamo un'altra entrata. Probabilmente dobbiamo raggirare, come ha detto la signorina. Merda. Da questo lato. No. Bene. Sì, neanche qui dietro. E ora che si fa? Non lo so, Joel, neanche qui dietro. Quella intanto si è data. Dove cazzo è andata? Signorina? Mi scusi. Ma che cazzo? Cosa c'è? Ah, sta guardando lei. Ah, bene, bene, va bene. C'è questa? Una scala. Tipo. Usa le assi per attraversare i dislivelli. L'abbiamo già provato molte volte. Penso che il dislivello indichi questo, intenda questo. Il problema è come lo porto sopra. Ci sarà un modo? Ah, sì, ok. Allora lo posizioniamo qui. E poi noi saliamo e lo riprendiamo. Ok, ci sono. Un po' di enigmi a livello basilari, però comunque che fanno godere appieno l'ambientazione, proprio per farvi fare qualcosa e non farvi stare così con le mani in mano. Va bene, la posizioniamo qua allora. Andiamo. Signorina, mi raccomando, occhio che qua l'asse non è perfettamente lineare. Prontissimi. Ah, dove sei devo guardare? Tu, Bill. Bill si chiama. Dove vi incontrate? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma no, non c'ero mai stato di persona. E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. E andiamo. Andiamo. Bene, ho trovato questa strada che quella è chiusa. Si aprirà. Quindi non si va. Qui c'è un'altra strada. Ok, quindi ho trovato quest'altra strada, effettivamente. Andiamo. Un bel salto. Ma non è vero, guarda. Vediamo come salta. Beh, almeno è più intelligente di Joel, che salta come un picciuno. Comunque, possiamo far canestro con questa? Che ne so, aspetta, ci provo. Sì, più o meno. Va bene. Sento un porco io che fa, che grugnisce. Dove cazzo sta? Gli lanciamo un mattone. Oh, merda. Aspetta. Forse non è un porco. Permesso? Salve, non è proprio un porco lei, Mi scusi per l'offesa. Perfetto. Beh, ok, è morto. Ci sta. E abbiamo ammazzato un clicker spendendo anche un coltello. A quanto pare la cosa è stata abbastanza inutile, però. Ok. Aspetta, prima di entrare, ci sarebbe qualcosa qui? No. Bene. Prima di entrare vorrei esplorare un attimo nei dintorni. Poi nel caso. Oh, salve! Porca vacca! Chi l'ha visto questo? Che fa? Damos, Ellie si sposti. Vediamo. Scusi, buon uomo, non è per qualcosa? E prendilo, cazzotti! Perfetto. Gesù, Joel.
Sì, è mo... Che cosa, Gesù? È un mo... sì. Comunque, possiamo fabbricare adesso anche un potenziamento per la lama. Adesso non so come si faccia, probabilmente così. Aspetta. Cosa usa? Ah, ok, uso un paio di cose abbastanza così. Vabbè, noi creiamo medikit più che altro, perché per il momento le molotov non è che servono a tantissimo. Aspettate, velocità cura. No, aspettate, metto salute massima dopo, così almeno aspettiamo un po' e poi ci prendiamo la bomba. Dunque, se abbiamo un medikit in mano, non so perché quest'uomo abbia un medikit in mano, ma va bene. Pistola. Abbiamo finito le munizioni. Prendiamo anche quelle del fucile. Nel frattempo ricarichiamo anche il fucile. Va bene, possiamo andare adesso. Vedete l'esplorazione. Stiamo arrivando con un fucile. Probabilmente. Chi è che parla? Ah, Ellie che parla. Ok, mi ha fatto caca sotto. Signorina, stia calma. Prendiamo anche queste qui che servono a modificare, come sapete, le armi. Ok, un punto esperienza. E di Dammi qua. un secondo. Sì, un secondo. Da come ha detto sembra si stava smanettando in un cesso. Ok, ci sono molte cose effettivamente qui. Aspettate, questo cos'è? Una pagina. Biglietto, pillole. Dunque. Promemoria, procurarsi più pillole, cercare più munizioni. Vabbè, più munizioni. Ho solo 3 settimane prima della prossima consegna con Tess, che è leggermente morta, effettivamente. Non giriamo il coltello nella piaga. Comunque, qui, nastro e lame. Adesso probabilmente possiamo anche fornirci un altro coltellino. No? No, vabbè. Se dice di no, è no, scusate. Andiamo, andiamo. Ok, di qua. C'è un mattone? No, ce l'abbiamo già il mattone. No, ma da qui siamo arrivati. Che cos'è? Mi sono perso, scusate. Forse c'è un modo per scavalcare qui. Ok. Strata dall'altro lato. Proviamo. Aiutami a salire. Sì. Sì, ho Non mi capito, pare ci una buona avevo idea. pensato. Non posso certo sollevarti. Come Già. la Vabbè, apriamo? ci proviamo noi, no? Poi si Ok. muore sti cazzi. Dammi il piede. Ok, apri e basta. Nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. E là. Ok, scusi, scusi. Ok. Sono cose che succedono. Ta-da! Grazie, signorina. Grazie. Prego, prego. No, non prendiamo quella sciaperterra perché la nostra è già abbastanza potenziata. A proposito, qui ci sono davvero una Dunque, diciamo moltitudine che prendiamo questa macchina dal tuo amico. di cose da esplorare. Quindi mi sa che ci metteremo un po' di Beh, tempo, poi forse. andiamo da Tommy. E Marlene dice che è tuo fratello. soprattutto faceva parte del Vabbè, sti reggimento. cazzi, non esploriamo, Io ragazzi, sennò qua avrei famo saputo dove notte. portarti. Ok. Oh, Viene scusi. lontano da qui. Ci serve un'auto. Stiamo facendo danni. Venga, venga. No, comunque non esploriamo tutto più o meno, perché sennò ci mettiamo davvero troppo tempo. E la cosa non mi convince più di tanto. Quindi cerchiamo semplicemente un po' di cose che ci saltano all'occhio, altrimenti andiamo dritti per Informazioni dritti. obbligatorie. Ma verso dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. Oh, La attenzione, maggior parte salve. Gerardo, Già, Gesù. mi scusi, Era poteva tutto alle spalle. vedere, Una che ne delle so. trappole di Bill. Bene. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un Leggermente, mi sa. eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria sul Sì, guarda solo Devi dove cammini, insegnarmi andrà come si tutto fa. bene. Oh mio Dio, allora adesso possiamo già utilizzare la salute massima, penso, perché abbiamo trovato un paio di cose, molte cose. Ok, io direi che un coltellino vale sicuramente la pena di utilizzarlo per queste porte. Non so voi, ma sono utilissime. Vabbè, comunque adesso proviamo se possiamo utilizzare assolutamente sì l'energia massima, la salute massima. La prossima 100, quando ci arrivo a 100. Adesso ci facciamo medikit, perché 3 è massimo. Ok, ora possiamo andare. Prego, signorina, mi segua. Andiamo un po' più spediti adesso, eh. Ok, ci sono delle frecce, possiamo raccattarle? Io non ci passerei sopra, possiamo disattivarlo? Vedi No, quel eh. cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. È ovvio. D'accordo. Possiamo recuperare delle frecce, Gerardo, quindi noi ce le devi sa prendiamo. usare l'arco. Immagino di sì. Sì, vabbè, noi proseguiamo di qua perché per l'appunto dall'altra parte mi sa che si ritorna in strada. Di qua, eh? Probabilmente. Appoggia, appoggia. Ora scaliamo. Sì, comunque vi ricordo che sto comunque facendo tutte le puntate di seguito, quindi se
Se qualche volta non parlo, cose del genere, è proprio perché la gola è un po' andata, ecco. Ah, l'arco? Guarda qua. Lo useremo sempre questo, eh? Mi raccomando. Mi piacciono troppo gli arti. Sono bravo. Ma vaffanculo, va. Chi lascia è che ti dà l'arco? Tipo di cose a me. Ecco. Potremmo avere armi entrambi, coprirci a vicenda. Non credo. Ok. E R2 per scoccare la freccia. Bene, mi piace. Signoria, si sposta perché qua se sta scritto triangolo vuol dire che ci serve. Ci sarà utile. Spero di sì. Perché altrimenti ci facciamo una strada un'altra volta a ritroso. Che dice? Perdiamo tempo. Allora. Sì, comunque useremo sempre l'arco perché mi piace davvero un casino. Di tutto qua okay, lo sali. D'accordo. Pronti, pronti. Salga, signorina, mi raccomando che qua facciamo notte, se no. Ok, dobbiamo metterla qua. Visto, ragazzi, serve. Quando vi esce scritta una cosa del genere, serve sempre. Ok, prontissimi, andiamo. Ora penso non serva più. Non lo so se serve o no, però sti cazzi. Joel, no, vabbè, scende sti cazzi, capito, va? È un clicker, attenzione. Possiamo utilizzare l'arco? Vediamo un attimo come funziona, eh. Sì. Lo uso molto bene, effettivamente. Ma che cazzo? Clicker, aspetti, eh. Vaffanculo, va. Piano. E là! Sbaglio o si è tolto il suono del clicker? Vabbè, comunque sì, sto arco fa un po' pena al momento, poi non so. Almeno è silenzioso. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Ah, allora andiamo molto bene. Quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Ah, ma siamo tornati dal punto di partenza o sbaglio? Possiamo scendere? Sì, grazie. Occhio al filo, Joel. Qua saltiamo in aria. No, ok, non è la storia, la parte di prima, ma possiamo disattivarlo e fruttarcelo, che ne so. Possiamo provare? No? E vabbè, non possiamo farlo. Comunque, forse qui ci sono altre munizioni. Guarda qui. Ma ha fatto proprio una trappola mortale. Qua come cazzo passo? Già, io userei una bottiglina. La Madonna, abbiamo tirato un po' di zombie probabilmente. Quegli affari sono spettacolari. Grazie. Ho dei modi per farlo. Bellissimo. Ok. Abbiamo anche munizioni della pistola più cazzuta e qui c'è un'altra Vedi roba. Vedi quello? Come saltiamo? Vai indietro. Aspetta. Ah, mi sa che la signorina ha capito dopo tante volte. Oh cazzo, mi sa che Andiamo. Ci siamo fatti un po' male. Va bene. Stiamo andando verso la direzione giusta probabilmente. Poi non so se sta vicina. Sì, stai calmo, Joel, ha capito, penso, più o meno. A meno che non è ritardata mentale. Ok, entriamo. Cazzo. Merda. Perfetto. Direi sì, perfetto. Che è successo? Sì. Una delle stupide trappole di Bill. Concordo. Mi dia un'arma. Non so, che cosa facciamo? Il frigorifero. Sembra essere quello. Rimaniamo così a ballare la samba? Ok. Sembra una buona idea. Effettivamente siamo in una posizione abbastanza gradevole. Già. A 180? Non lo so come si chiama questa. Togli la corda e scenderò. Faccio io. Ah, un coltellino ce l'ha perlomeno? Perché altrimenti qua sta... Sì, facciamo notte, mi sa, eh. E vabbè. Occhio, ci sono degli zomber. Zomber, sì, dei clicker. Ah, bene, dobbiamo sparare. Buono, cazzo fa... Oh, cazzo. Abbiamo iniziato molto bene, Ma vaffanculo, guarda questo. Che fai? Non sono uno spiedino di carne. Ok. Sì, ha una mira abbastanza automatica quando siamo così, perché mi sembra un po' complicato mirare. Vaffanculo, va. Aspetta, che carico, con calma. Sto caricando, sto fuori. Perfetto, fuori un altro. Dobbiamo continuare così in eterno. Scusi, in amicizia. Carica. Ce ne sono un bel po', signorina, si sbrighi, mi raccomando. Qua non resistiamo molto. E quello è un clicker, cazzarola, muoviti. Merda, che carica. Ok, fuori il clicker. Ammazza quello, vaffanculo. Vabbè, ho capito, va. Ellie, non è per qualcosa, ma sa com'è. Qui stiamo un po' divagando. Grazie, siamo meglio di prima, guarda. Stiamo... Puoi farcela. Un amore adesso. Posso tagliare la corda sparandola? Che cazzo è? Ma tecnicamente dovrebbe funzionare la cosa. Vabbè, ho capito, va. Dobbiamo continuare così in eternità? Vabbè. Attenzione, headshot.
Attenzione a quello. Cazzo fai? Pedofilo di merda. Ok. Aspetta, signori, sto caricando. Affaculo. Ok, bene. Probabilmente. Signori, ho capito che qua stiamo sparando, perciò li attiviamo. Però non è una festa ai Caraibi. C'è un trigger. Attenzione al trigger. Signorina, aspetti, aspetti. Perfetto. No, è ancora vivo? Aspetta un attimo. Ok, ora va bene. Ma posso spararlo io? Che ne so? Oh, scusi. Ho sparato un po' troppo vicino. Effettivamente non avevamo tutte queste munizioni. Sono comparse dal nulla. Damose, damose, presto. Oh, salve. Sì, l'abbraccio anche io, però. Stia calmo. E dai. Ok, ci abbiamo quasi fatto. Bene, chi è quest'uomo? Forse è Bill. Grazie Billo. Guarda che corsa, che corsa fantastica che c'ha Bill. Guardatelo, mamma mia. Un po' grasso pelo, Bill. Ok. Ci siamo, stai calmo. Oh cazzo. Sì, ci siamo salvati a culo probabilmente. Fammi caricare. Vabbè, fa culo, va. Ok, ci siamo. Chiudiamo sta torcia, sennò da problemi. Salve. Ok, facciamo attenzione al clicker perché questo sennò ci spacca il culo. Ok, lei anche, poi con quella fascia brutta, dove cazzo va? E vai così, con cattiveria. Ok, no, mo damose subito perché altrimenti questi ci ammazzano. Secondo me sono un po' infiniti, non so voi. Corri, corri, sì, ho capito, stai calmo. Non è per mettere fretta, però sa com'è. Affaculo, gancio destro, mamma mia. Ok, ci siamo. Ancora? Anche lei, guarda questo. Stiamo facendo una strage, ragazzi, comunque. Sì, no, damos, damos, perché altrimenti qua arrivano pure i trigger. Via, 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 fuga, fuga. Ok, via, ok. Chiuda, chiuda. Con permesso, Perfetto. Ma da cosa lo deduci, giovane? Oh, cazzo, trigger. Andiamo, clicker. Ok, lui un'accettata fa fuori tutti. Peggio di Bears Reels, attenzione. Sì, noi prendiamo un attimo un foglietto così, alla cazzo di cane, mentre vai Bill, conta su di te, mi raccomando. Ma fa culo, guarda questo, si scrive i proiettili. Ma fa culo, a cazzotti. Ancora, ancora, ancora. Bene. Ci siamo, ci siamo. Penso di aver fatto abbastanza danni per oggi, Che dite? Sì? Vabbè, penso di aver fatto abbastanza danni. Vabbè ragazzi, sapete cosa vi dico? Spero che questo video vi sia piaciuto perché noi ci fermiamo qui per il momento. Attenzione, si scivola! Non è vero, mentono. Vabbè, comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente, mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Nel prossimo episodio, non metto start. Nel prossimo episodio andremo con Bill a scovare altri nemici, a diciamo salvarci, perché probabilmente Bill, adesso non lo sappiamo ancora, non l'abbiamo ancora scoperto, però probabilmente lui. Quindi detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio, quindi un saluto a tutti e al prossimo video. Un attimo, no, non prendere a cazzotto il cestino, la pistola. Oh, salve, sì, ci vediamo in un prossimo episodio, un saluto a tutti e al prossimo video. Guarda questo, e bye bye.